Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andronic e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. Dopo aver vinto la sesta medaglia, dobbiamo trovare il modo di uscire da questa città e proseguire l'avventura, anche se vedo che qui c'è una sagoma di megalopanni che è alquanto ammiccante, però no, dobbiamo assolutamente andare via da questo posto, che comunque è forse la metropoli più grande del gioco? Ma chi lo sa. Aeroporto Samuel Oak. Sul serio? Aeroporto che si chiama come professor Samuel Oak? Certo, però un po' striminzito. Tra le altre cose incontriamo anche Alice. Ah, Link era ancora qui in città, pertanto ho voluto vedere il concerto di Wallace Daddy, ma ho avuto un po' da fare per Aster e me lo sono perso. Non ti sei persa nulla, tranquilla, hanno vomitato tutti quanti. Oh oh, è diventata più forte dall'ultima volta che abbiamo lottato. Quindi... ok... vuole sfidarci. Però anch'io sono più forte dall'ultima volta, sai? E lo si può vedere anche in grafica. In questo momento. Oh, la Sir finalmente si è evoluto in Fatale. E quindi possiamo cominciare. Andiamo con Sbigo Attacco. Yes! Evidentemente ci ha attaccato con Aero Assalto o Sprizzo Lampo. E ci ha paralizzato. Perforbeck. Vabbè, lascio Fatale in campo. Facciamolo andare KO. Tanto non è una Nuzlocke, sto tranquillo. Tutti quanti a 50 ovviamente li ho portati. Tialong 55 perché è il capogruppo. Dai, basta scherzare. Lancia fiamme e via. A quanto pare Alice ha un Eevee. Chissà in cosa lo farà evolvere. Scaleon? No. Forse in Eevee forma suono. Anche se Scaleon credo che sia la forma più figa di Eevee perché è un drago. Basta quello, no? Dai, con sto Pikachu. Oddio però ragazzi, è un po' bruttino, eh. Cioè no, bruttino, è strano. Non è... no, brutto... mi sono espresso male, è strano. Perché per essere brutto ce ne passa ancora. E di Pokémon brutti qui purtroppo ce ne sono, come in tutti i giochi Pokémon ovviamente. Non poteva mancare. Sai che è sempre un piacere vederti e lottare con te, ora però vado, ci vediamo. È innamorata. Per carità, ok, la waifu in 2D, ma... un po' piccola. Ho ancora Ulasil davanti, sperando che riesca a combinare qualcosa stavolta. Oh, wow, sembra tipo la GTS, fighissimo. PokéWest, sponsorizzato da Wallace Daddy. Mi sono sbagliato, questo aeroporto ha un po' di tutto, effettivamente. Negozio di macchine tecniche, centro Pokémon, oppure semplicemente uscire da qui. Sì, forse era la cosa normale da fare. Mi sa che mi tocca andare per di qua ora. Wow. Che figata. Bello. Vitalerba, ok. Bene. Ah, ma questa è l'erba folta. No, qui proprio non ci si passa. Pensavo fosse tipo erba folta. Bisognerebbe trovare un modo per superare questo torrente. Yeah. Ah va. Sembra tipo il bimbo di Pokémon Coco. È molto diverso, per carità, però ricorda quello. Ehi, occhio dove metti i piedi, come maledetta, oh. Ehi, ma un cittadino da queste parti. Magari può tornarmi utile per indispettire papà. Si è per caso perso, signore? Signore assorta. Oh, capisco, così hai bisogno di attraversare questo torrente per arrivare a Ofiuchi, eh? Beh, si dà il caso che abbia proprio un amico che fa il caso tuo. Ma sai com'è, di testa e papà molle non aiuterebbe mai. Se mi dimostrerai di non esserlo con una bella lotta, forse si potrebbe decidere di darti una mano. Che ne dici? Andiamo, fatti sotto. E vai, forza residuai, facciamo mangiare la polvere a questo. A questo. Ma tu dove hai imparato a parlare così? Ah, selvaggio, ok, scusami. Sbigo attacco dovrebbe... oh, è resistente! Ah, è resistente, ci picchia! Ah, costa furtivo ombra. Vabbè, comunque sì, è andato. Spero che non ci voglia fregare, piccoletto. Che botta, già. Accidenti, che botta. Tutto bene, Decidueye? Pare di sì. Cavolo, potevi dirlo subito che eri così forte. Ti avevo promesso che l'avrei chiamato, quindi... veramente avremmo uno sciarpito noi. Feraligatr, sì, baby, shiny.
Questo è Feraligatr, uno dei miei tanti amici Pokémon qui nella giungla nebulosa. Sarà proprio lui a darti un passaggio fino a Fuchsia. Sai, potrebbe sembrare piuttosto aggressivo, ma sotto sotto è un tenerone. Col suo stile di nuoto, attraversare le rapide sarà un gioco da ragazzi. Ah, dimenticavo una cosa importante. Se avrai ancora bisogno del suo aiuto, ti basterà chiamarlo attraverso l'apposita segnaletica. Ora però è arrivato il momento di andare. Mi raccomando, trattamelo bene, intesi? Ah, io sono Ruta comunque. Chissà se ci rincontreremo mai. Mi sa qualcosa che mi dice di sì. Però è molto strano. Tipo, mi ha detto tenerselo buono. Ah, posso andare nella giungla nebulosa ancora più fitta? A farla solo. Sta facendo tutto da solo, quindi mi porta ancora più a fondo. Quelle sono le mangrovie. Belle. Ah, mi porta dall'altra parte della sponda. Certo. E mi sa che non ci possiamo ancora andare. Vorrei evitare brutte sorprese, quindi salvo. Ok, scusatemi. Andiamo a questo punto, Fuchsia. O Fuchsia, non lo so come si pronuncia di preciso, ma... La chiamo Fuchsia perché mi viene naturale. Eccoci qua. Ah, era dritto. Barrovi ci mancava poco davvero. Bene. Quindi questa è la strada per andare. Ottimo. E se volessi continuare a esplorare, non si può perché lì non si può andare. E sotto? Ma una cura totale dentro la Pokéball ci sta. Fuchsia. Un'antica civiltà sfuggita alle grinfie del tempo. Nice. Ma abbiamo anche qui i Pokémon? Ah, questa è la terra degli indigeni. Quelli che hanno tanto criticato su Twitter. Certo, c'è sempre su Twitter il ritardato che deve per forza commentare in maniera negativa. Ma vabbè, è Twitter, non è che puoi fartene una colpa. Non ci arriva. Boh, io sto esplorando un po' a caso e mi hanno dato cenere magica. Cenere magica rianima tutta quanta la squadra con tutti i pipì. E va bene. Ok, questo qui invece mi cura i Pokémon, che è lo sciamano. Però qui posso anche scambiarli grazie al centro Porygon, che non mi servirà. Aha, qui cosa c'è? Oh, quel maledetto birbante ne ha combinato un'altra delle sue. Ho capito. Ruta era... fa parte di questo villaggio, insomma. Che ha fatto stavolta? Pare che per dispetto abbia trafugato la preziosa gemma N del cardinale. Brutti scemi, cosa? Da dove? Ehi, ma guarda chi si rivede! Già, anch'io ero diretto qui a Fuchsia, ma meglio andare a parlarne altrove. Se quelle stupide guardie che mi stanno alle calcagna mi vedessero in compagnia di uno straniero come te, ti sicuro ti darebbero la colpa del furto. Forza, andiamo! Ah, così, proprio al sicuro cosa che ci siamo in bella vista. E lui è il figlio del cardinale Chua. Ah, Chua! Ho rubato questa pietra dal suo palazzo perché speravo di attirare la sua attenzione. Sai, lui è sempre impegnato col suo lavoro a Tempio Shiloh e non ha mai tempo per me. Se vuoi ti do una mano a raggiungerlo. Sì, però dimmi tuo padre. Prendi questa, ti servirà sicuramente per attraversare la fitta selva della giungla. Ah, perfetto. Caeserium N, ci è cascato. Sì, praticamente ora danno la colpa a noi del furto. Sì, so già dov'è. Daranno a noi la colpa del furto se ci vedono con questo... Ok, con questo Caeserium N. Va bene, ok. Ho continuato ad esplorare, sono arrivato alla Paleocava. E a quanto pare questo qui, Foxiller, può riportare in vita i fossili. E ho Fossil Cosmo con me, me l'ero dimenticato. Sputnik. Ok. Diamogli un soprannome. Sputnik. Due nomi, Sputnik. Stampo Fossil Cosmo al Tempio Shaeleon. What? Ah, per prendere i fossili. Certo, e qui sopra? Ah, tengono esposti i fossili. Pronti a farci... c'è già lui? Eccoti qui, Link. Cosa ci fanno le sentinelle qui all'ingresso? Dovrebbero presidiare le porte del Tempio. Andatevene immediatamente. Nessuno può passare senza il permesso del padrone. Ma di che diavolo state parlando? Sono il figlio del cardinale! Fermo lì, o dovremo passare alle maniere forti. Link, suoniamogliele in una lotta! Questo bimbo mi caccia solo nei guai. Ma una lotta molto semplice la sto trovando, eh. Aia,
Aspetta, però lui sarà ancora confusione. Perfetto, KO. O almeno Noro al basso. Perché posizionare delle guardie a difesa della giungla? Come dici? Pensi che possa esserci lo zampino di alcuni cattivi dietro questa situazione? Allora, papà è in pericolo! Link, sono l'allenatore Toast. Sono sicuro che riuscirai a trovare il tempio con le tue forze. Ci ritroveremo direttamente laggiù, ok? Devo correre immediatamente da lui. Forza, Residuai, andiamo! Va bene, troverò il tempio da solo. Che devo fare? Oh, santo cielo, c'è anche lui. Il Vendor. Manda prima Kecleon come Pokémon, quindi io gli mando Tialong. Sì, vai, robo, robo, tutto, robo, tutto, robo. Kecleon cambia colore, che lo rende del tipo della mossa del quale viene attaccato. Quindi, facendo Drago Pulsar, io lo faccio diventare Drago, e dato che il tipo Drago è debole al tipo Drago, lo sciotto facilmente. Ora, mandiamo Ulasil perché lui manda Meow. X, se non sbaglio, Xenoverse. Che dovrebbe essere Psico. Quindi, con Sbigo Attacco... Ah, due. Lo bisciottiamo. O biscottiamo, è uguale. Non è proprio un labirinto, ma sembrava. Vabbè. Bello. Qui è una situazione più grave del previsto. Quelle sentinelle non ne vogliono proprio sapere. Oh, Link! Sapevo che ce l'avresti fatta. Che succede? Vedi, Link, non ti ho fatto venire qui per dimostrare la tua innocenza a papà. Anzi, tutto il contrario. Volevo che accusasse te della mia malefatta per rafforzare il rapporto con lui. Ma il comune è mezzo gaudio, si dice così, ma il comune ti prende a schiaffi. Il suo incarico è sempre stato la priorità, ma se gli avessi portato il colpevole del furto della gemma N, avrebbe sicuramente avuto più stima di me. Ma non posso farlo! Cosa penserebbe papà di un figlio bugiardo? Poi tutta questa storia. Se papà fosse davvero nei guai, non riuscirei ad aiutarlo con le mie sole forze. Perciò, ti prego, Link, aiutami! Va bene. Se proprio devo. Mi raccomando, tu stendi tutte quelle sentinelle e tieni occhio alle trappole. Ma perché? Ah! Che dolore! Che ci dicano qualcosa quelle due pietre vicino a quel vaso? Oh, sì. Ma forse no. Non lo so. Devo parlare con loro. Va bene, non... Ah no, sono nemici. Pensavo di dover parlare con loro. No, no. Ok, ho già capito dove andiamo a parare. Questa reference mi piace molto. Questo nemico si chiama Wamuu. E ha un Sigilyph. Pokémon volante. Ma... Easy Deasy. Sì. Il sangue mi ribolle nelle vene alla vista degli intrusi. Che Pokémon avrà? Un Pokémon di fuoco? Vabbè. Hanno messo Pokémon a caso allora. Kars. Ah, maschera Shy Leon. Bene allora. No. Perfetto. Allora, ho la maschera di Shy Leon e ora la posso usare. Ok, il testo è cambiato. Restituisci l'ordine al tetto del cielo per celare il tuo volto nell'azzurro. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Bene. 3, 3, 2, 2, 1. 3, 3, 2, 2, 1. Ok. 1, 2, 3, 4. 3, 1. 2, 4, 4. Eccola qua, l'ultima era, giusto? Che si è aperto? La maschera blu. La maschera di Shy Leonora è blu. Va bene. Possiamo quindi proseguire ora. Bellissimo sto puzzle. Non me l'aspettavo, bello davvero. Andiamo di qua ora che abbiamo la maschera blu. Vuoi sbloccare l'accesso? Yes. Ah. Ok, al centro si vede. Ah, mandiamo Shulong allora. Forma base, ovviamente. Ah.
Ok. Devo stare attento a non calpestare i Venusaur. O devo trovare i Venusaur giusti. È il nido di Venusaur. Quello che non è Venusaur allora? Ecco, bisognava andare a caso. Antico Miracol Seme, figuriamoci. Tra l'altro dovrei anche avere la maschera rossa, quindi... Ok, sì. Sblocchiamo l'accesso. Vai. Oh. Qui dovrei piantare un'antica nuova vita. Ok, inseriamo l'antico Miracol Seme. Succede? Ah, maschera verde. Quindi deve essere successo qualcosa nella sala principale. Tipo che... Ecco, sono scomparse le fiammelle e c'è la Kazam qui. Da millenni quegli indecifrabili enigmi proteggono il tempio Shaelion da chi osa profanarlo. Com'è possibile che uno straniero li abbia risolti? Alla Kazam. Ora è nostro preciso dovere sbarazzarcene. Ok, che sono uno straniero, ma perché sei ostile? Vabbè. Allora? Niente, non parla neanche lui. Ah, devo posizionare le maschere. Voilà. Qui quella blu. E qui quella verde. Ci siamo. Bene, ho perso un po' la vista. Perfetto, grazie. Nel portone si è aperto uno spiraglio. Ma il bambino, Ruta, come ha fatto a passare? Ah, eccolo, non è passato infatti. Deve ancora arrivare. Ovviamente lui mi precede. Ok, forse ci siamo per davvero. Tu, a quanto pare abbiamo visite. Papà! Link, ma che sorpresa! Maledetto bastardo, chi diavolo sei? E cosa stai combinando qui? Abbassa i toni, moccioso. Questo è un luogo sacro, sai? Decidueye all'attacco! Roserade! Si arriccia il baffo nel frattempo lui. Quanto ti devo dare per quel Roserade? Eh? Bello, cavolo. Bellissimo. Ma è... tutto bene, Decidueye? Ok, sta bene, meno male. Ma per un attimo. Sai, tuo padre è stato davvero generoso ad ospitarci in questo tempio. Si è addirittura offerto di sua sponte di aprire per noi lo Xenovarco. Un eccellente padrone di casa. In effetti, è stato necessario un piccolo ausilio esterno per farlo collaborare senza fiatare. Questo splendido Roserade dello Xenoverse. Così facendo, il nostro piano per l'ottenimento dell'energia X ha potuto prendere il via. Nonostante tutto, quel ragazzino scenderebbe a patti col diavolo in persona per accrescere il suo potere. Al momento è all'interno del portale in cerca di quell'oscura energia per conto nostro. Secondo la tabella di marcia, tra non molto dovrebbe uscirne vittorioso e in tal modo il Team Dimension avrebbe dalla sua entrambe le energie. Due prescelti sono indubbiamente meglio di uno solo. Non sei d'accordo, Link? Che cosa vuoi dire? Ad ogni modo non c'è molto che tu possa fare qui. Pur liberando questi selvaggi dal sortilegio, il nostro piano andrebbe comunque in porto. Sempre che tu riesca ad avere la meglio contro Roserade, sia chiaro. Non ti preoccupare. Roserade sarà un gioco da ragazzi. Che belle!
Pokémon boss. Ehi! È veleno o psico? Penso che sia psico a sto punto, sai? Coleottero? Sì, è attacco, fa un danno normale. Psico potrebbe essere. Veleno? Veleno psico? Non sarebbe male, eh? Allora, con la scottatura siamo in vantaggio perché i suoi attacchi fisici fanno meno male. Dato che la scottatura riduce l'attacco. E prendo un dottino ad ogni turno. Ma questa proprio sarà una passeggiata. Fiere punte, va bene. Se cambiamo Pokémon che tocca terra, iper avvelenato. Ma ragazzi, è fatta, non ha altro? Boh. Che delusione. Va bene che Endeavor qui ha proprio fatto il devasto totale e si è livellato, però. Ma a quanto pare hai fatto progressi dal nostro incontro. Ma non intralcerai i nostri affari qui. Mentre eri intento ad occuparti di Roserade, la nostra missione è volta al termine con successo. Lui me l'era immaginato. Ebbene, davvero un egregio lavoro, Trey. Adesso abbiamo in pugno anche l'energia Xenoverse. Sembra che sia vuoto. O comunque diverso. Ne dubitavi, vecchio? Avverto un'indescrivibile potenza scorrere dentro me. Ora niente e nessuno potrà fermarmi. Ma sento di volerne di più. Sempre di più. Ragazzino, placa i tuoi bollenti spiriti. Ciò che avevamo da sbrigare qui è stato fatto. Perciò vedi di non alzare la cresta e tornare con noi al covo senza fare troppe storie. Se torno al covo è solo perché è la mia decisione, non farti strane idee. Ti ostini a continuare con questo teatrino da ribelle, ma devo dire che sono piacevolmente sorpreso. Non avrei detto che l'energia blu ti avrebbe reso così collaborativo, seppur a modo tuo. Molto bene. Ciao Trey, ti ricordi di me? Sono Link. Che c'è? Vuoi per caso batterti con me? Ma non farmi ridere. Se pensi che mi sei fatto sopraffare da questo nuovo potere. Se nel torto marcio. Questa sete di potere mi ha dato l'occasione propizia per venire fuori da quel posto. Sfruttando questo corpo come involucro, io, da un semplice alter, diverrà più forte di tutti. Quindi lui è il nostro alter ego. E non sarà certo uno come te a fermarmi. Vabbè, ma che è diventato? Era un cosetto così, ora è un coso così. È scappato. Ehi, Sabolt, chi ti ha detto di intervenire? Non vale la pena sprecare nemmeno un briciolo di energia con questo rammollito. Ne ha ancora di strada da fare per potersi scontrare alla pari con noi. Ci rincontreremo presto o tardi, e sarà solo allora che accetterà una lotta contro di te, Link. Fino ad allora, fammi il favore di non startene con le mani in mano. Alla prossima, Link. Sempre che ci sia una prossima volta. A questo punto, io penso che dovremmo vedere come sta il padre del bambino. Piccolo? Ah, eccolo. Questo allenatore ha ragione, accetta i complimenti, figliolo, te li meriti. Sì, gli ho fatto i complimenti perché è stato molto coraggioso a venire fin qua giù ad affrontare Victor, eccetera, eccetera. Rasserenati, Ruta, sono tutto integro e direi che è questo l'importante. Sarebbe potuta finire male, ma grazie all'intervento tuo e di questo giovane, così non è stato. Non ringraziare me. È stato tutto merito di Link. Ha sconfitto lì quel Roserade che ti teneva prigioniero col suo incantesimo. Io non ho fatto che essere di intralcio. E dimmi un po', chi ha portato qui questo allenatore? Io. Da solo ho fatto. Non conta quali fossero le tue intenzioni iniziali. Ti sei pentito della tua condotta e hai cambiato idea. Hai dato sfoggio della tua maturità e questo non può che rendermi fiero di te, Ruta. Papà, sono così felice che tu stia bene. Piano, piano. Dopo tutta questa storia mi prenderò una bella pausa dall'incarico e passerò del tempo con te, va bene? Perfetto, tutti felici e contenti.
Link, questo è il tuo nome, vero? Aver barato a questa piccola peste non deve essere stato semplice, ti ringrazio davvero. Scherzi a parte, sei stato davvero abile a spezzare il sortileggio di quel Roserade. Le due energie hanno trovato un degno padrone, ma temo di non poter dire altrettanto per quel ragazzo. Comincio ad avere un certo languorino e vorrei mettere qualcosa sotto i denti. Link, in quanto prescelto, il tuo dovere è essere a corrente della situazione. Assieme all'Oxanovarco della caverna Zenith, nel quale tu hai affrontato la prova, con oggi la quota dei portali prosciugati della propria energia sale a 2. Al momento l'Oxanovarco, presieduto dal cardinale di Tauro Nordia, sembrerebbe ancora in tonso. Stesso dicasi per quello delle cascate Firmamento, consacrato dallo stesso Luxflon, di cui solo noi cardinali siamo a conoscenza. Per cui quei manigoldi non avevano che il mio portale per impadronirsi dell'energia Xenoverse. Come già detto, però, quel tale che l'ha estratta non mi piace per nulla. Tu, che hai ottenuto la benedizione di un cardinale senza imboccare scorciatoie, sei il vero prescelto. Perciò sarà compito tuo far risalire quel giovane al vostro prossimo incontro. Rabbrividisco a pensiero che un peso così gargantuesco gravi sulle spalle così giovani. Ma non demordere. E finisce così il discorso? A questo punto, ragazzi, l'unica cosa che mi rimane da fare è andare a Sagittopoli, che è all'uscita est, ovest di questo paese. Devo dire che è stata davvero una gran sfacchinata, ragazzi. Wow, ne abbiamo passate davvero tante. Ragazzi, per questo video allora è tutto. Nel prossimo andremo a Sagittopoli, che dovrebbe esserci anche lì un varco, da quello che ha detto il cardinale. Quindi, se c'è anche una palestra, beh, non è che mi dispiace, eh. Anzi, devo dire che ne sarei molto contento. Percorso 10. Non sai come fare a evolvere un Pokémon? No, preoccuparti. Va bene. Ok, mi fermo qui. Ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye.